Chi di voi ha guardato i video che pubblicavo circa un anno fa sa che i miei obiettivi principali erano lo studio, l'apprendimento e la produttività. Fin da piccola ho sempre amato imparare e con il tempo ho scoperto e sviluppato delle tecniche per farlo in modo più efficace. È stato così che ho iniziato ad utilizzare Active Recall, Space Repetition, flashcards per studiare e ad essere più efficiente nella mia vita, alzandomi presto, costruendo buone abitudini e sfruttando i superpoteri della concentrazione e della motivazione. Ho letto molti libri di crescita personale e da essi ho tratto spunti da mettere in pratica nella mia vita, che sono diventati una parte di me. Quando ho iniziato a condividere contenuti online, mi è sembrato naturale parlare di ciò che credevo di conoscere meglio e di mostrare quella che era la mia vita allora, una vita prevalentemente incentrata sullo studio e sul lavoro. Ancora oggi lavoro a tempo pieno e studio per tenermi aggiornata e per imparare cose e lingue nuove. Ma ora le cose stanno cambiando. Io sto cambiando. Nuove esperienze hanno illuminato la mia vita, donandomi una felicità che non conoscevo prima. All'inizio mi sono opposta a me stessa, costringendomi a continuare sulla via dello studio e del lavoro. Dentro di me ho scoperto un conflitto tra la Giulia desiderosa di successo e carriera e la Giulia che rincorre la libertà. Ho guardato nel mio profondo, compreso cosa si nasconde dietro ai miei desideri e ho deciso di prendere coraggio e spogliarmi di un'identità che non sentivo più mia. Ho accettato di essere quella che sono e di non indossare nessuna maschera con me stessa o con voi. Qui non troverete più un video a settimana su come studiare meglio, ma troverete una persona che con trasparenza e onestà condivide il suo percorso di crescita personale, i suoi progetti, sogni e fallimenti. Questa sono io. Benvenuti su Giugissima. Se c'è una cosa in cui desidero ispirarvi è accettare voi stessi per quelli che siete e inseguire i vostri sogni, fino alla fine. Sabato mattina e sono prontissima per una nuova giornata. In realtà ho già fatto molte cose delle quali poi vi parlerò. In questo periodo non sono stata molto presente sui social, prevalentemente su Instagram, perché è stato un periodo molto intenso, sia a causa del mio lavoro, lavoro a tempo pieno in ambito legale, quello al quale in alcuni periodi soprattutto devo dedicare tantissime energie, sia per via di un altro grande progetto che sta per vedere la luce, o meglio che in parte ha già visto la luce, ma voi non ne sapete ancora nulla, quasi nulla, ma prestissimo, veramente prestissimo, condividerò con voi di che cosa si tratta e in modo che voi siate aggiornati e possiate essere con me in tutto quello che faccio. Ora mi devo mettere al lavoro, devo fare alcune cose al computer proprio in relazione a questo progetto. Devo leggere un paio di contratti, non quindi per il mio lavoro, ma per quest'altra cosa. Tutto è regolato da contratti nella vita, quindi anche per questo devo tirare fuori la giurista che è in me. E poi devo mandare alcune mail per sistemare alcuni incontri ed organizzare
cose per il futuro. In realtà, anche se vi posso anticipare che non si tratta di un progetto di studio, si tratta di una cosa molto più ampia, dovrò comunque studiare, dovrò imparare molto per riuscire bene in quello che voglio fare. Quindi, per certi versi, continuerete a vedermi studiare, continuerò in parte a parlare di studio, ma sarà uno studio in una chiave molto molto diversa. Credo che ad un certo punto, nel futuro molto molto vicino, tutto questo vi sarà chiaro. Molto più tardi nel pomeriggio sono uscita a pranzo abbastanza tardi con alcuni colleghi e poi ho fatto delle commissioni in centro a Copenaghen. E adesso sono qui per tornare a parlarvi un pochino del progetto in relazione al quale vi ho lasciati un po' sulle spine. Posso iniziare a dirvi qualcosa riguardo a quello che succederà su questo canale YouTube? Ovviamente il canale YouTube continuerà ad esistere. Quello che cambierà saranno i contenuti, e di questo non vi anticipo nulla, vi lascio una sorpresa, per i prossimi video. Ma la cosa che posso iniziare a dirvi è che continueranno ad esserci due video sul canale, uno la domenica e uno il giovedì, e che il video del giovedì sarà la versione inglese del video della domenica. Molti di voi mi hanno chiesto di fare più video in inglese e ci sono anche followers stranieri che mi chiedono di mettere sottotitoli o di fare contenuti in inglese, e quindi voglio lanciarmi in questa nuova avventura bilingue. Quindi il canale sarà un canale italiano e inglese. Vi prometto che non abbandonerò mai l'italiano, perché ci tengo ad avere una community di italiani che mi seguono e che possano fruire di contenuti in italiano. Di tanto in tanto ci saranno anche dei video bonus su argomenti richiesti da voi. Spesso farò dei sondaggi per sapere quali sono gli argomenti che vi interessano o vi servono di più, e farò dei video su questi argomenti. Per quanto riguarda i contenuti, la prima parte di questo video, e anche il titolo del video, credo vi facciano capire che qualcosa di grande sta cambiando nella mia vita, non soltanto strettamente in relazione al canale YouTube, in relazione a tutta la mia vita, ma che comunque avrà un impatto sul canale YouTube, perché come vi ho detto, su questo canale voglio mostrarvi la vera Giugissima e non potrei mostrarvi cose diverse da quelle che accadono effettivamente nella mia vita, quindi il canale sarà senz'altro influenzato da questo cambiamento. Credo che quando vedrete il prossimo video, domenica prossima, sarete spaventati, credo che vi spaventerete, perché vi parlerò di un cambiamento piuttosto drastico. Quindi vi spaventerete. Spero di no, ma spero di sì, perché ogni tanto scuotere gli animi fa bene. Nel frattempo, se volete, potete seguirmi su Instagram per vedere cosa faccio nella mia vita quotidiana. Cercherò di postare di più e di tenervi più aggiornati. E poi io vi abbraccio forte e vi auguro una buona giornata.